Benvenuti e siamo noi per una nuova puntata, un nuovo pomeriggio insieme che si apre con la rubrica dedicata alla vita di coppia. Oggi parleremo di una sindrome particolare, non so se fa male o meno, però è una sindrome che ognuno di noi ha conosciuto e che ognuno di noi conoscerà, la sindrome da marito in pensione. E il nostro pubblico ne sa qualcosa, perché vedo che parecchi fanno di sì con la testa, evidentemente la stanno in qualche modo già subendo. E perché facciamo questo? Perché ci scrive Liliana da Genova, lei è sposata con Mario ed è sposata, pensate un po', da 45 anni, una vita insieme. Hanno due figli e due nipoti. Il marito, che è un ex dirigente d'azienda, è andato in pensione da appena un anno. E Liliana dice di vivere un incubo. Perché? Perché il marito mette bocca su ogni cosa della casa. Prima non era mai accaduto, in 45 anni di matrimonio. Spiega alla moglie come si deve fare la spesa, cosa è meglio cucinare. Addirittura spiega alla moglie come è meglio smacchiare le camicie. Mario mio, persino le camicie, mi sembra davvero, davvero troppo. Anche se io un po' sto con lei, Mario, glielo dico subito, così prendiamo subito le distanze da questa vicenda. Ma non solo di questo si lamenta Liliana. Liliana si lamenta del fatto che il marito vuole condividere ogni momento della giornata con lei. Io poi però mi chiedo, ma prima magari si lamentava del contrario, che non c'era mai, ma succede anche questo. E addirittura quando Liliana esce con le amiche, per un motivo o per un altro, con una scusa o con un'altra, il nostro Mario esce anche lui. Si sente soffocare Liliana, si sente di non avere più spazi per lei. Anche qui vedo le donne annuire in studio, evidentemente subiscono anche loro questo. E chiede a noi consigli e noi proveremo a darglieli con i nostri ospiti che vi presento. È ritornata in studio con noi Marabella Bruno, psicologa e psicoterapeuta, ricercatrice dell'Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale, collabora, come sapete, con l'Università Europea di Roma. E mentre mi avvio nella mia postazione saluto Marina Luin, viene da Monfalcone, siamo in Friuli Venezia Giulia ed è autrice di un bel libro ironico, forse veritiero, poi lo scopriremo insieme, che si intitola Io, Lui e la pensione, che mi sembra Io, mamma, te e tu, più o meno fa il paio, no? Con questa famosa canzone napoletana. Allora, ma che cosa succede quando arriva il pensionamento, cara dottoressa? Lei sa che è una fase della vita in cui ci sono tanti cambiamenti. No, io non lo so ancora perché è lontana la pensione per me. Cioè, lo saprò. Lo saprà. È una fase della vita in cui ci sono tanti cambiamenti, ma siamo portati a pensare che il cambiamento riguardi solamente colui che va in pensione. No, il cambiamento riguarda colui che va in pensione, il coniuge e tutti coloro che sono vicini a questa persona. Cosa succede? Come ci si approccia? Bisogna riorganizzare tutta la propria vita personale, la propria vita di coppia, i propri spazi, ecco, come in questo caso, no? Che la moglie si sente soffocare da questa presenza, perché bisogna ristrutturare il tutto. È ovvio che la modalità di approcciarsi alla pensione è differente, dipende un po' dall'individuo in sé per sé, bisogna vedere quanto il lavoro era importante nella vita del ex approfondiremo lavoratore. Tra pochissimo questi aspetti. Io però ora le chiedo, ma esiste davvero una sindrome da marito in pensione? Se ne parla tanto. È una ovviamente patologia? Non è una patologia scientifica, ma in realtà descrive una situazione reale, nel senso che la moglie che vive questa situazione si sente disorientata rispetto a questa presenza del marito, rispetto al proprio nuovo ruolo, perché è una moglie che deve riorganizzare tutto il proprio ruolo e poi si sente confusa. Confusa emotivamente, perché dovrebbe essere felice per questa presenza, ma in realtà non lo sente. E magari si era lamentata del contrario fino al giorno prima. Questo poi approfondiremo. Poi approfondiremo. Signora Marina, lei soffre di questa sindrome? Sì. Sì. Pericolosa? No, non è nemmeno contagiosa. Nemmeno contagiosa. Ma da anzi, quanti anni? Da la quanti signora anni è sposata? Lì si lamenta, sì, adesso appena un anno, è già fra 8. Ah! Le abbiamo dato speranza alla nostra signora che ci scrive da Genova. Lei da quanto tempo è sposata e da quanto conosce suo marito? Quanto? Da quanto tempo è sposata e da quanto conosce suo marito? Dunque, sono sposata da... Ci vuole una calcolatrice? No! Da 2 anni.
42 anni. 2 anni prima vivevamo assieme e 7 anni prima ci conoscevamo. Quindi quasi 50 anni all'incirca, mezzo secolo. Senta, ma che lavoro facevate? Lei e il suo marito? Io ero cuoca, praticamente pranzo, cena ero sempre via. In genere facevo stagioni estive, spiaggia lì vicino. Quindi l'estate, via tutta l'estate. Ah. E lui invece gestiva un locale con i fratelli, poi ha lasciato. Un bar, se non sbaglio, no? Sì. Quindi facevate vite separate perché il bar impegna molto. Sì, cioè sì. Non vi siete mai visti in questi 50 anni, pochissimo. Ma avevamo i nostri impegni, ecco, non è che ci si vedeva. Ci si vedeva. Sì. No, perché sa, io ho letto un estratto del suo libro, me lo sono appuntato, lo rileggo in modo che anche il nostro pubblico lo conosca, perché il libro è davvero simpaticissimo. Cosa succede se a un tratto della vita ti trovi tuo marito accanto ogni giorno, per 24 ore? Sempre lì. 365 giorni. Mamma mia, signora mia. 66 bisestili. Mamma mia. Stress, tanto stress, inizi a pensare. Lo uccido? Ma in fondo lo pensi con una punta di umorismo. E ci mancherebbe altro. Allora che fare? Non rimane che il bicarbonato per curare la gastrite. Come va la gastrite? Sotto controllo, grazie. Sotto controllo. Beh, sempre lì presente un po'. Eh sì, ogni tanto si acuisce, poi dipende appunto dalle situazioni familiari. Cioè certe volte mi prende proprio il nervoso, sto anche zitta per non litigare, scrivo. Scrive? Cioè si allontana per evitare di litigare? Sì. Ma in 8 anni mi ha detto, no, che questa gastrite è aumentata di anno in anno? Ma no, diciamo che è stato il primo impatto, proprio i primi anni, proprio il sconvolgimento di avere tutto quel tempo tra i piedi. E poi pian pianino mi sono abituato e ho cominciato a prendere cose con filosofia. Ho cercato di non sentirlo quando non parla. Di non sentirlo quando? Quando non parla. Perché non parla anche quando non parla? Perché parla poco. E questa è una cosa. È là, è sempre là che ti osserva, che ti guarda e cosa fai e suona il telefono e chi è. Cerco di non sentirlo. Ecco. Vabbè. Senta, dottoressa, ma ha sentito la lettera, no? A un certo punto dice, e mi pare che anche la Marina, con quello sguardo del marito sempre attento, faccia un po' la stessa cosa, no? Vuole insegnare alla moglie come si fa la casalinga. Ma com'è possibile questa roba qui? In realtà, lì c'è un bisogno diverso, probabilmente adesso la signora ce lo saprà anche descrivere. Il marito è disorientato perché non sa che cosa, qual è il suo ruolo e quindi freneticamente... Cioè si sente spodestata? La signora si sente spodestata, ma il marito si sente disorientato e quindi freneticamente mette in atto tutta una serie di azioni e diventa anche un po' il maestrino della situazione. Dobbiamo aiutarlo a trovare un nuovo ruolo, che sia un suo ruolo, un proprio spazio personale, perché manca questo. Sì, ma questo è anche un fatto, cioè dipende anche se l'uomo ha un qualche interesse. Certo. Cioè, ad esempio, il mio non ama leggere, non ama fare le parole crociate, non conosce il computer. Lo sta uccidendo davvero. Odia il telefonino. Lui si siede lì in poltrona e guarda la TV. Vabbè. Ma non sempre accesa. Non è... Cioè, parla quando non parla, guarda la TV che non è accesa. Mi devo preoccupare, dottoressa. Forse è meglio sorvolare su questo. Ma io non so più come andare avanti a questo punto, perché... Allora, suo marito è in pensione da 8 anni, lei da quanto tempo è in pensione? No, non sono in pensione, sono a casa da 5 anni, perché avevo trovato un lavoro vicino a casa in un ristorante pizzeria, ma hanno venduto l'azienda e poi ai 60 anni nessuno ti prende più. Ma lei avrebbe una gran voglia di lavorare, sì, immagino, sì, eh? Sì, sì. È che prevede un mio spazio, perché poi quando si lavora si hanno i colleghi, si chiacchiera con altra gente. Non si guarda la TV davvero. No, ma lei poi l'accende la TV, questa era... Cioè... Sì, sì, sì. Vabbè, senta... Sì, mi grida perché accende... Perché le accendo sempre.
Che succede, dottoressa, quando il marito è in pensione e la donna invece continua a lavorare? Quell'equilibrio più o meno che si trova, come lo si fa reggere? Allora, è diverso, perché ovviamente la donna che continua a lavorare è una donna che riesce a preservare il proprio spazio personale. Quindi già questo dà un po' di sollievo, diciamo così, alla compagna, alla moglie. Si ritrova un nuovo equilibrio ridividendo tutti i compiti, perché non possiamo immaginare che nel momento in cui uno dei due ristruttura la propria vita, quindi va in pensione, continui a fare... E anche il compagno continua a fare quello che faceva prima, quindi si deciderà, non so, che il marito da quel momento cucinerà, pagherà le bollette, insomma avrà un nuovo ruolo all'interno di casa. E questo aiuta la coppia, aiuta nuovamente la coppia, perché c'è sempre un cambiamento, il cambiamento deve avvenire. Bisogna organizzarsi in qualche modo, no? Ma pensi che chi va in pensione passa proprio attraverso delle fasi di ristrutturazione e riorganizzazione dell'io, quindi deve approcciarsi a un nuovo ruolo. E dipende, a volte, come dice la signora, lui non ha hobby, quindi li deve riscoprire, non è semplice, in questo molto spesso vanno accompagnati. Ma in quel caso se la moglie che lavora e il marito a casa, penso quella povera donna il giorno di riposo deve sistemare tutta la casa. Tutto sotto sopra. Eppure suo marito, io ho letto, no, ho paura a fare questa domanda, ma ci provo. Suo marito si definisce un tuttofare, cioè ama maneggiare martello e sega, ecco. E questo le crea preoccupazione però. E anche quando fa qualcosa lei si preoccupa. Ma no, non mi preoccupo, anzi quando fa qualcosa si mette lì in garage, sta lì tutto il giorno, tranquillo. E lei ha risolto il problema. E che dopo quando rientra in soggiorno... che mi preoccupa perché mi porta degli oggetti strampalati, legni messi assieme. E beh, lei dice bell'oggetto. Sì, no, sì. Beh, mi aveva fatto scritto anche una scartiera una volta, dove erano due assi così, due assi dietro e due tavolette messe così per mettere quattro paia di scarpe intanto, scusa. Ma faccio finta di apprezzare. Sono quattro, sono le stagioni appena. Vabbè, ma apprezzi quello sforzo, no? Sì, no, fatto sta che poi ho preso una scartiera decente, sa di quelle piatte al muro che si aprono. Ne ha comprata una. Tante scarpe dentro. Sa Massimiliano, la interrompo. E la scartiera sembra sia diventata uno sgabello adesso. Cioè, ha dipinto il marito una... Io sto con suo marito, adesso lo dico apertamente. Sa cosa vive quell'uomo? Allora, nel momento in cui si va in pensione, c'è questa prima fase in cui è tutto nuovo, quindi è anche positivo. Poi c'è quella fase di disincanto, che è quella che ancora la signora sta vivendo. Ed è quel momento in cui il marito dice, e adesso... Ma sono 8 anni. Sì, c'è una ricerca di sé. Ancora... Ma l'equilibrio dopo quanto si trova? Dipende un po' dalla situazione, non è un algoritmo così preciso, dipende da tanti fattori, dipende da quanto il lavoro era importante, da come è stato progettato questo pensionamento. Sa, ci sono delle persone che prima ancora di andare in pensione iniziano a progettare il dopo attraverso un altro lavoro o anche attraverso la ricerca di relax, no? Di mancanza di impegni. Il problema nasce nel momento in cui vi è proprio un'assenza di progettualità e allora è lì che poi si entra in questa nuova condizione sentendosi completamente spaesati, la casa diventa una sorta di nido vuoto perché si rientra in una casa che non è più quella che si è lasciata 40 anni prima, 30 anni prima. C'è un progetto in comune tra lei e suo marito? No. 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 Però il vostro matrimonio è ben saldo. Sì, sì, sì. E come come in questo quadro così? Beh, quello viene... anche con gli anni, con le abitudini, cioè a un certo punto dopo tanti anni di matrimonio si è talmente amici e complici che non si può, neanche non si pensa più a... E quindi non lo buttiamo via sto marito? Non lo buttiamo via. Quanti cani avete? Io 63 e lui 8 più di me. No, cani, quanti cani avete? Cani, 63 me ne è venuto. Due cani, chi li porta a spasso? Lui. Lui. Allora, fa qualcosa. Eccoli là. È un impegno portare a spasso i cani. Ma beata l'ora che ci sono, perché almeno sta fuori, fa le camminate di mezz'ora la mattina, mezz'ora la sera, mezz'ora il pomeriggio. Meno male che ci sono. Lei dice però che finisce con lo stressare anche i cani, o no? Sì,
Sì. Perché sempre, sempre sopra, non ha altro da fare, insomma. E mangia, e mangia, e dove te la vieni qua? Ma danno segnali di stress i cani? Vede, vede il cagnolino che comincia a grattarsi, se lo prende su, se lo mette braccio e comincia pelo per pelo a cercare se ha qualche pulce, se ha qualcosa. Come il gorilla, l'uomo discende dalle scimmie, no? La donna no, eh? Ti ha ben inteso. E stai a passare lì il tempo a cercare pelo per pelo, tranquillo. Per forza che lo stressa, povero cane. No, ero preoccupato se i cani dessero segni di stress, no? Tutto, tutto a posto. No, però questa cosa qui, al di là, come dire, delle risate che ci stiamo facendo nel racconto della signora Marina, però questo impegno del marito anche nel portare i cani a spasso, di preoccuparsi di loro come se fossero... Vabbè, è anche un po' di svago, insomma, anche si muove, cammina, no? Un po'. Questo è positivo, dottoressa. È un nuovo impegno, sì, sì. Il problema è la frenesia con cui lo fa. Nel senso che la signora raccontava che portava i cani a spasso quante volte al giorno? Sì, spesso e volentieri. Ogni 2-3 ore deve uscire. Sembra un po' quasi come se lo facesse per anche noia. Anche i cani tante volte che si rifiutano, che non hanno voglia. Mi chiedo come manifestano. Quante volte va, esce... Apre la porta, esce e dopo poco apre la porta, rientra. I cani seduti non vogliono muoversi. Sul lamentino vanno i cani. No, però mi impressionava questo fatto, no? Che, come dire, poi alla fine, quando abbiamo chiesto a Marina, ma il rapporto è solido, è saldo, lei ha detto, lo conosco da tanto tempo, io non lo butterei mai via mio marito. Ma qual è il meccanismo che scatta in questo senso? Beh, sicuramente c'è un affetto di fondo che li unisce tantissimo, e una conoscenza l'uno dell'altro che fa anche, che mette anche i signori poi nella condizione di comprendersi in tutto questo, no? Quindi la signora ha trovato l'ironia come modalità per uscirne un po', per rilassarsi un po', per staccarsi da quella che è l'importanza della situazione. Allora, io domanda importante, dottoressa. Consigli a Marina e consigli alla telespettatrice. Là c'è un qualcosa in più, perché la telespettatrice lamenta anche il fatto che il marito proprio le occupa gli spazi vitali, no? Esce sempre con lei, con le sue amiche. Ecco, che consigli diamo a Marina e alla nostra telespettatrice che ci scrive da Genova? Allora, io non eviterei di riaccompagnarli verso una nuova conoscenza, ovvero lei dice non ha hobby. Qualcosa ci potrebbe essere, e anche per la signora, cioè conoscere se stessi in modo tale di riavere uno spazio personale, ma dobbiamo anche essere in grado di rimetterci in gioco e trovare lo spazio di coppia, che non è più quello della coppia pre-pensionata, ma è la coppia post-pensionata. Insomma, si deve mettere in discussione anche lei. Sì, sì, capito, infatti avevo proposto di andare a fare sempre i corsi di ballo, cose così. Non male. Io sì. Proviamo a convincerlo, va. Allora, io ringrazio Marabella Bruno. Grazie. Ringrazio Marina Luin. Grazie per essere state con noi. Ci siamo fatti anche delle belle risate, no? In qualche modo. Grazie ancora. A proposito di stress. Perché anche la co-conduzione può provocare stress, vero dottoressa? Dipende da come lo affronti, lo stress è parte della vita, no? È l'importante come lo affrontiamo. Però è importante saper stare poi con l'altra persona. Noi stiamo benissimo. Io non ho parlato, eh? No, sto bene anch'io, sto bene anch'io. Allora, stiamo per raccontarvi una grossa storia, perché c'è stato un tempo, sembrano 100 anni fa, ma non è così, in cui in Sardegna le dispute, le lotte tra le famiglie si risolvevano come a colpi di pistola, di beretta, di colt. E insomma, dietro, erano gli anni 70-80, ci si lasciava una striscia davvero di sangue. Bene, una giovane donna, perché giovane era allora, ha deciso di spezzare questa catena, di abbandonare questo codice di cosiddetto onore, e beh, ha contribuito a cambiare la storia della sua regione. Tra poco, qui con noi. Grazie mille.